Allora, il concorso è molto piccolo, la casa editrice è una piccola casa editrice, abbiamo voluto fare questa cosa perché ci crediamo, punto. Un concorso è un modo per mettersi in gioco, provare a relazionarsi con un testo e vedere che cosa salta fuori e se può piacere a qualcuno. Allora, chi sono questi qualcuno? Sono i giurati che hanno poi valutato assolutamente in maniera molto professionale, anche perché nessuno, vi garantisco, non ci sono giochi come possono succedere in altri concorsi dove per esempio ci si mette un po' d'accordo, non noi ma alle alte sfere, dove un anno vince una casa editrice e un altro anno ne vince un'altra e comunque c'è un po' il sentore di questa logica di mercato per certi aspetti che dà un po' fastidio onestamente. In questo caso invece, piccolo finché si vuole, però corretto e onesto. E passo la parola a Gianluigi Bodi in questo caso. Eccoci qua. Allora, mi fa piacere essere qui con voi oggi, perché l'anno scorso ero seduto lì e quindi mi auguro presto di vedere tutti quanti qui assieme a noi. Il terzo classificato, con la crocifissione come un party per un unico invitato, è Francesco Zanola da Maserada. Il capocantiere scosse la testa. Sono 500 euro, ripetei sfogliando la mazzetta di fogli da 50 prima di rifilarla nel taschino della camicia. E voi siete in quattro, quanto fa a testa? 125 euro, disse il capocantiere. Non è male per un'ora di straordinario, perché non credo vi ci vorrà più di un'ora, forse anche di meno. Il secondo classificato con la via maestra è Marcello Pesarini da Ancona. Domenica siete invitato nella mia fattoria ed assaggerete pannocchie fino a saziarvene. Mull prese l'occasione al volo e non promise nulla in cambio, pensando di potersi sdebitare con un mazzo di fiori o tutto al più due mitili, tanto nella sua fattoria abbondavano. La domenica seguente si presentò con sua moglie al braccio destro ed una pentola di mitili nell'altro. Essi profumavano talmente di vino bianco ed aglio che Janon, invece di baciare la mano della signora Pomfrit, arraffò la pentola e se li mise a sgranocchiare. Per l'utilizzo di diversi registri linguistici e la capacità di tenere in equilibrio la storia tra realtà e ghost story, il And the World Goes To, il vincitore di quest'anno è, con Il ritorno della badessa, Paola Ravelli da Vigonza. Sì, la badessa era tornata. Si moltiplicarono gli indizi, dapprima attribuiti a semplici, fortuite coincidenze. Una notte cadde di schianto il broccato purpureo che nascondeva il divisorio tra una saletta a pian terreno e le altre stanze dove si indaffaravano i vari artigiani incaricati del rinnovo dei locali che davano sul rio. Nella sua caduta, il pesante tendaggio trascinò parte degli stucchi cui era stato appeso e finì per franare sopra il pozzo su cui era inciso il nome di una misteriosa nobildonna, lei, la superba abbadessa Ieronima. Che cosa ci facesse una vera da pozzo in un ambiente coperto, mezzo nascosta da altri reperti in marmo? I nuovi proprietari non lo sapevano proprio. L'architetto incaricato della ristrutturazione del palazzo
diede una lavata di capo al tappezziere, ma questi dimostrò che da parte sua il lavoro era stato svolto a regola d'arte, benché in via provvisoria. Sarà sta il salso, signor, che il gamagnà è il gesso da dentro. In seguito cominciarono a sparire inspiegabilmente le bottiglie di profumo dalle stanze degli ospiti, per poi ricomparire dove non dovevano essere, nella stanza della giovane, dai capelli rossi, lunghi, attorcigliati, che occupava la stanza della dama del ritratto scandaloso. Faccio i ringraziamenti a tutti quanti, a voi che avete partecipato e anche a quelli che non sono riusciti ad entrare, perché in ogni caso è importante che ci sia stata questa voglia di scrivere e di mettersi in gioco. In ogni caso voglio ringraziare tutti i finalisti e ringraziare anche Francesco per le letture e soprattutto Kellerman, che ci dà sempre, l'editore che ci dà sempre una mano per questa bellissima iniziativa. E ovviamente vi aspettiamo a dicembre, quando ci sarà la consegna ufficiale della raccolta, perché comunque seguirà buffet anche in quell'occasione. Grazie molte.